Buongiorno ragazzi, è arrivata la colazione in camera. Ho preso un po' troppa roba, mi sto rendendo conto in questo momento. Ci sono i croissant, un po' di pane, poi del muesli con la frutta secca e lo yogurt bianco, poi spremuta d'arancia fresca e marmellate e miele. E qui c'è la cioccolata calda. Eccomi qua ragazzi, scusatemi se non ho filmato niente dall'hotel, ma ho filmato due storie sponsorizzate e poi appunto mi sono preparata mentre filmavo le storie e sono uscita al volo perché sono già in ritardo. Sto andando appunto a fare la visita per l'Invisalign, a mettere gli attachment nuovi, come vi dicevo nel mukbang di ieri, e poi appunto mi darà finalmente le nuove mascherine. Non so quante dovrò ancora mettere. Staremo a vedere, secondo me almeno ancora 3 mesetti dovrò farli. Comunque, meno male con la mascherina, ragazzi, perché appunto mi sono dimenticata tutti i pennelli a casa. Mi sono truccata con il pennellino, quello del compact del fondotinta compatto di Benefit, e che non è esattamente l'ideale per blush eterno. Sono in sala d'attesa, ragazzi, nello studio dentistico. Molto contenta, non vedo l'ora che mi diano le nuove mascherine. E non vi ho neanche detto dove sono, sono a Milano, perché davo per scontato che abbiate visto il video di ieri, cioè il mukbang. Quindi sono a Milano e poi subito dopo aver finito qui vado in stazione, prendo il treno per Trieste, che in realtà devo fare scalo a Bologna, e quasi sicuramente a Bologna vedrò Neil, che viene a salutarmi in stazione perché è una mezz'oretta. Quindi sì, insomma, riesco proprio a vedere tutti praticamente, casualmente con lo scalo, io dico scalo come se fossi in aereo, il cambio a Bologna. Bellissima. Allora, è tutta ingiallita da prima Coca-Cola, te la odio. La prendiamo una nuova, sì. Vediamo le differenze di colore. E beh, cioè, non inquadriamo che è meglio. No ragazzi, cioè non potete capire. Ero in sala d'attesa, adesso ve l'ho detto anche nelle storie perché volevo avvisarvi appunto che oggi non ci sarà nessun video. Perché? Perché io molto furbamente stavo lì a cancellare tutte le tracce vecchie, no? Tutti i video, le tracce vecchie dalla memory card mentre appunto ero in sala d'attesa, aspettavo. E cosa ho fatto? Per sbaglio ho cancellato la prima traccia del mukbang che ho filmato ieri, quindi tutta la prima parte, c'è cioè metà video praticamente, perché poi c'è la videocamera si spegne ogni tot, però mancava praticamente appunto metà video. E ho chiamato Andrea, Andrea ti prego aiutami, come faccio a recuperare una traccia della memory card? E lui mi ha detto che esistono dei programmi per farlo, però una volta che l'hai cancellato proprio dalla memory card è estremamente difficile riuscire a recuperarlo e rischio che poi appunto spendo per comprare un programma che poi alla fine non mi serve a niente, perché se mi dice lui che è una cosa quasi impossibile, ci credo. E quindi niente. Ragazzi, niente nuovo video, nonostante io ieri abbia filmato un mukbang che mi era anche piaciuto, avevo anche raccontato un sacco di cose, ma fa niente. Non era veramente destino. E quindi scusatemi appunto se ieri non c'è stato un nuovo video, ma almeno questo riuscirò ad essere puntuale a caricarvelo alle 17:30, però mi fa una rabbia, ragazzi, che non avete idea, perché nonostante tutto sono riuscita a filmare tutto, però niente. Cavoli. Comunque sono molto contenta perché finalmente ho le nuove mascherine. La dottoressa Nicole è sempre simpaticissima, io la adoro. È super super consigliato lo studio Zanirato, veramente se siete di Milano o dei dintorni lei è fantastica e mi ha fatto un sacco di complimenti per i capelli, bellissimo, cioè quando ti trovi proprio bene a pelle con le persone, no? E quindi adesso ho le mascherine fino al 22 febbraio, ragazzi, quindi un paio di mesetti ancora, diciamo, no, quasi tre, dai. Quindi ci vuole ancora un po', mi ha anche un pochino limato i denti tipo per fare un po' di spazio, mi ha rimesso gli attachment che mi erano caduti solo sotto e queste sono tutte le mascherine che dovrò ancora usare, sono parecchie,
e il prossimo appuntamento ce l'ho appunto a fine febbraio. E questo è lo studio appunto dove vado, studio Zanirato, super super consigliato. Sono sul treno, ragazzi, sono stata molto fortunata perché tantissimi treni mi stavano cancellando e il mio invece è partito e vai. Ero seriamente preoccupata perché non vedevo il mio treno sul tabellone, poi mi sono resa conto che in realtà c'era il mio treno sul tabellone, però la destinazione, spero riusciate a sentirmi, però la destinazione era Napoli. Io che devo fare scalo a Bologna, mi sembrava strano, invece no, ha senso, se riuscite a vedermi. Scusatemi se in hotel non ho filmato tantissimo, ma appunto ero di frettissima perché poi sono arrivata un po' in ritardo all'appuntamento per l'Invisalign, ma sono fortunata perché erano un po' in ritardo anche loro, quindi mi è andato molto bene. Sì, niente, nessuna altra novità, adesso non vedo l'ora di rivedere Neil, i miei amici, i miei genitori, tutti quanti. Nel frattempo ho preso una bottiglietta d'acqua naturale e qui sul treno, sono sul Frecciarossa, mi hanno portato un barattolo d'acqua. Ho fatto colazione ma non ho mangiato nient'altro, in realtà ho un po' fame. Forse magari a Bologna riesco a prendere qualcosina, adesso sì, siamo a Milano Rogoredo, quindi manca ancora un pochino. Ed eccolo qua Neil! Ciao ragazzi! Grande Neil che viene sempre a salvarmi! Ma che cos'è questo pacchettino che hai là? Ho visto che c'è tipo... Ma non volevo dire! Non me lo devi dire? No, non devo dire nel video, non volevo dirti, non postare, non dire niente. Ah ok, non si sa... per un giorno... ok, sì. Va bene, va bene, va bene. Comunque sì, non ho tantissimo tempo in realtà, quindi... No, infatti dobbiamo ancora dall'altra parte, perché comunque allora, Bologna è un po' un casino. È enorme questa stazione, mi fa sempre una paura perché è tutto tipo sottopassaggio. Allora, il mio treno è 14.47. 14.47. Cancellato, no, c'è binario 6. Binario 6, ecco, binario 6. È andata bene. Guarda che se su due treni non me ne cancellano neanche uno, ho veramente fortuna perché ne stanno cancellando tantissimi. Binario 6. Let's quindi go. Dov'è il binario 6? Dobbiamo salire ancora su. Ok, meno male che ci sei tu perché è un labirinto questa stazione. Io ma non con mi 20 minuti pensi che sono tanti, ma alla fine non, neanche no. Ma guarda, sono un povero, vuoi che ti aiuto? Cioè, ottimo. Meglio così, sì, vai, così, dai. Ma no, Dio. Neil okay. Di nuovo con la barba. Giusto, dopo fa la protezione, non per altro, cioè, tutti i virus lo vedono, scappano via. Con l'accento bolognese, Neil, ormai, veramente. Eccomi ragazzi, il viaggio è andato tutto bene, ho rivisto la mia mamma e abbiamo passato la serata assieme, abbiamo cenato assieme, quindi non vi ho aggiornati ma non la vedevo da mesi e in più è passato anche il mio compleanno e non l'avevo vista, quindi insomma sono contenta e adesso volevo dirvi che sto per andare a nanna, ma in realtà vado a struccarmi e vado a montare questo video, ma prima ci tenevo a salutarvi, insomma ad aggiornarvi un pochino, perché tra l'altro mi sono resa conto, perché io ieri nel mukbang vi ho detto un sacco di cose che voi adesso però non saprete, perché il mukbang non andrà in onda, quindi questa cosa mi confonde sempre tantissimo, quindi non vi ho neanche detto perché sono venuta in Italia. Ieri vi ho aggiornati su un sacco di cose che volevo dirvi da tempo e ovviamente adesso non vi ho detto nulla, quindi notare i segni della mascherina, delle mascherine portate per un totale di 10 ore, che ormai il fondotinta sul naso non esiste più e mi si è arrossata tutta la pelle. Scusatemi se parlo strano, ma l'Invisalign mi sta dando un po' di problemi all'interno, nella parte interna sotto, e mi sta come un po' tagliando la lingua, tipo, quindi mi fa un po' male parlare in questo momento, non so a che cosa sia dovuto, perché con le mascherine che avevo prima non mi succedeva, però con queste è un po' fastidioso, quindi non so bene come muovermi su questo. È mai successo a qualcuno di voi con l'Invisalign? Come avete risolto? Perché io ho pensato tipo di limarlo, però non so se è una buona idea, comunque... Io mi dilungo sempre. Comunque, i motivi in realtà sono diversi, perché appunto non sono stata solo a Milano, ma sono venuta anche a Trieste. Il primo motivo, come avete visto, è l'Invisalign, perché nel frattempo, adesso non so se questa cosa ve l'ho detta perché ne ho parlato nel mukbang, ma mi sa che l'avevo accennata anche in un altro vlog, se non sbaglio. Voi vi ricordate sempre meglio di me, quindi scrivetemi nei commenti. Mi sa che l'avevo accennata. Io dovevo aver finito il percorso con l'Invisalign ad ottobre, quindi io pensavo di non doverci tornare più.
Il problema è che in realtà ho bisogno di altre 13 mascherine, quindi in realtà ero più o meno un po' oltre la metà, perché questi denti da questa parte non si sono raddrizzati come avrebbero dovuto, quindi è un po' più complesso del previsto il mio percorso Invisalign. Oltre a questo, che io avrei anche aspettato, perché comunque avevo l'ultima mascherina che mi teneva i denti fermi, il problema è che nel frattempo hanno iniziato a cadermi gli attachment fissi che avevo sui denti, e quindi, non avendo i grip su cui aggrapparsi, i denti sarebbero pian piano tornati nella loro posizione iniziale. Io avrei fatto 6 mesi di Invisalign per niente, quindi non sarebbe stato proprio ideale. Quindi questa cosa ho dovuto farla a Milano. Però poi sono venuta a Trieste per due motivi. Uno è una visita, una cosa che devo fare e di cui vi parlerò tra qualche giorno, perché penso che farò il vlog. Ma principalmente, come sapete, io do in affitto il mio appartamento qui a Trieste, quindi ho dei ricavi nello stato italiano, che è in Italia, e, perché appunto guadagno dalle persone che mi pagano l'affitto nel mio appartamento, e quindi ho un commercialista qui e ho delle cose da sbrigare anche a Trieste, quindi, e tra l'altro c'erano delle cose che dovevo anche fare per gli affittuari, e, però è così, quindi insomma ho cercato di fare tutto in un'unica volta. E poi riparto in realtà già tra 3 giorni, perché in realtà volevo ripartire prima, ma non posso perché il medico mi ha chiesto di rimanere un giorno in più. Poi vi spiegherò bene in un prossimo vlog, non vi preoccupate, non è assolutamente niente di grave, niente assolutamente. Anzi, una decisione mia che ho preso perché sono stata un po' obbligata, diciamo, però capirete tutto. Però appunto, principalmente ricordatevi che io dovrò comunque tornare spesso in Italia, perché avendo una casa e avendo un guadagno da questa casa, io ho sempre un commercialista in Italia, pago le tasse anche in Italia, in realtà sia in Olanda che in Italia, e quindi devo anche tornare per questioni legali, diciamo, ok, burocratico legali, diciamo così. Quindi questo è un po' il mistero che ho visto un po' sui social. C'è stato un po' di, non lo so, tipo mi hanno attaccata, roba del genere, quindi, perché non è tanto chiara la situazione com'è per i trasferimenti all'estero, ma io mi sono informata con il consolato, in realtà non so parlare con il consolato, e quindi ho spiegato la situazione, ed effettivamente poi non ci sono stati problemi. Devo però, perché anche questo ve l'ho detto nel mukbang, però non so se ve l'ho detto nel vlog, devo però, per poter entrare in Italia ho dovuto fare, naturalmente questo lo sapete, il tampone 48 ore, massimo 72 ore prima della partenza, quindi io l'avevo fatto in realtà 48 ore prima. E poi, una volta che rientrerò nei Paesi Bassi, dovrò fare, che in realtà è fortemente consigliata, ma io la farò perché mi sembra giusto, 10 giorni di quarantena una volta arrivata poi appunto a casa mia ad Alkmaar, praticamente. Quindi non so se fare, infatti anche questo volevo chiedervi, un po' un vlog ma alternativo quest'anno, cioè potrei fare tipo quarantena, cioè non lo so, poi i miei 10 giorni di quarantena, quindi giorno 1, giorno 2, giorno 3, e vediamo un po' come procede, anche se mi sono fatta l'intero lockdown in Italia, quindi non penso ci sarà un problema per 10 giorni, anche perché, ragazzi, devo iniziare a preparare gli scatoloni, perché alla fine ho deciso di farlo io, perché visto che devo farmi 10 giorni a casa, non avrebbe avuto senso farlo fare a qualcun altro se sono a casa, gli scatoloni ce li ho ancora tutti, quindi è molto semplice, diciamo semplice. E poi voglio addobbare casa e fare l'albero di Natale, insomma, che ho bisogno anche qui di un altro vostro consiglio. Dov'è che posso acquistare su internet decorazioni carine? Però ragazzi, mi raccomando, sempre siti che spediscono in tutta Europa, perché altrimenti voi spesso mi consigliate siti italiani che però non spediscono nei Paesi Bassi, e quindi ci sono queste cose bellissime che io non posso prendere perché non spediscono a casa mia. Quindi, mia family, questo è quanto. Adesso veramente mi metto al montaggio di questo video. Per fortuna mia mamma qui ha una linea internet abbastanza veloce, anzi molto veloce, quindi dovrei riuscire a caricarlo anche abbastanza in fretta, così mi assicuro, ma sono a fuoco, così mi assicuro che poi sarò puntuale domani alle 17:30. quindi, mia family, questo è quanto per oggi, spero vi sia piaciuto questo vlog, anche se un po' sconclusionato, ma quando viaggio i miei vlog sono sempre sconclusionati un po', perdonatevi. Io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio fortissimissimissimissima, e noi ci vediamo domani alle 17:30, ciao!